Amici degli alberi, siamo a Scafa, il monumentale cedro del Libano del Vital Cementi. Qui siamo a due passi dalla fabbrica dei cementi di questa cittadina. E siamo in un parco comunque pubblico. Questo è probabilmente il cedro del Libano più grande d'Abruzzo, con i suoi 5,34 m di circonferenza. È un albero comunque meraviglioso, risalente alla fine dell'Ottocento, periodo in cui sono stati importati i primi cedri del Libano in Italia, alla fine del Settecento, inizio dell'Ottocento. È un albero molto importante, vincolato dalla legge 10 del 2013, quando riguarda gli alberi monumentali, perché è un albero importante, perché comunque i cedri del Libano sono degli alberi comunque preziosi, importanti, si trovano spesso nelle ville storiche, dei giardini di fine Ottocento, del Liberty. Sono alberi anche a crescita molto lenta. Segnalammo un atto vandalico su questo albero come associazione con Alpa. Qui c'era stata fatta tutta una scritta vandalica, proprio di un atto vandalico, e fatta segnalazione al comune tramite PEC e alla Carabinieri Forestali, uscito in diversi articoli di giornale. Oggi vediamo che la scritta è sparita, e quindi significa che abbiamo fatto un bel lavoro di sensibilizzazione. Siamo contenti che questa cosa sia stata presa in considerazione. Voglio cogliere l'occasione di far vedere, vedete quella branca, la prima a destra, che si è fusa nel fusto centrale qui sulla sua destra, sì. Guarda che bellissimo, anche qui questa branca qui si è proprio fusa, sì, nella branca sottostante, straordinaria. Ma io ho, essendo anche una zona a una certa quota, io consiglierei di metterci dei tiranti, ancoraggi in quota con tiranti. Cui... Beh, diciamo, anche il terreno sotto è un terreno comunque che è sottoposto anche a un certo calpestio. Forse l'albero sarebbe da recintare, da inserire in un contesto dove ci sia il massimo disturbo, perché comunque è un albero che comunque sta bene sostanzialmente, però ha questa problematica degli atti vandalici che comunque in zona sono frequenti, con questi spray. Io darei una zoomata, sì, ai pini d'Aleppo, che sono bellissimi. Sì, sì, anche i pini d'Aleppo. Bosco di pini d'Aleppo. Sì, certo. Diciamo che è un esemplare che merita da tutelare. Guardate lì che bellezza, quel fico che è nato proprio all'interno dell'albero. Veramente, da questa particolarità della natura che riesce a creare delle cose spettacolari. Va bene, Giovanni, allora continuiamo col nostro sopralluogo. Ciao, vi aspettiamo la prossima volta, venite con noi a visitare alberi storici d'Abruzzo, che ne troviamo tanti, anche non censiti. Ok, ciao.